Naturalmente, quello che diciamo sempre, che alcuni tipi di cibi sono controindicati anche negli orari. Ci sono dei cibi che vanno mangiati a mezzogiorno, alcuni a colazione, altri la sera. La Ayurveda è molto attenta a questa dinamica, a questo processo del ciclo temporale, stagionale, e naturalmente perché? Perché in tutte le tre fasi il nostro metabolismo non è uguale. Inizia piano piano al mattino alle 10 per arrivare al picco a mezzogiorno, entro l'una, l'una e mezzo comincia a scendere, dopodiché è di nuovo un cattivo orario, diciamo così, fra virgolette, per nutrirsi, perché al momento in cui il sole, il nostro astro solare, è allo zenith, questo è il momento in cui anche il nostro corpo è all'estrema potenza per quanto riguarda il potere digestivo, va bene? Perciò teniamo conto che il piatto principale andrebbe mangiato tra mezzogiorno e l'una e mezza, le due è già quasi tardi. Naturalmente ognuno potrà obiettare che io ho l'orario di lavoro, però sappiate che la Ayurveda non critica, non giudica, semplicemente vi dice cosa succede se fate una cosa invece di un'altra. Non prendetelo come delle cose che si possono fare, non si possono fare, sono realistiche. Naturalmente ognuno deve rispettare il proprio ritmo di vita, il proprio lavoro, ma se potete, avete la fortuna e il privilegio di scegliere, come la maggior parte di noi, noi abbiamo l'orario del mezzogiorno, l'una, e andiamo a mangiare a questo orario qui. Naturalmente il mangiare è, come diciamo sempre, è un atto dovuto al nostro corpo per poter funzionare, questa nostra macchina super intelligente. Dobbiamo dargli la giusta dose, il giusto carburante. Sapete anche la quantità, la Ayurveda vi dà anche qua. Quantità è adatta a voi. Di solito la misura migliore che utilizza la Ayurveda sono le nostre mani a coppa, che sono adeguate al nostro peso, alla nostra altezza. Dunque, una manciata con le vostre mani, questa dovrebbe essere la vostra razione quando mangiate. Una razione piena, a mani piene, a coppa, questo è quello che il vostro organismo può digerire in un modo ottimale. Di più o di meno crea scompensi.